Buonasera Dario. Buonasera Ale, buonasera a tutti. Oggi è una giornata molto triste per tutti quanti, come sappiamo è venuto a mancare l'avvocato Filastò. Noi per carità questa sera faremo la puntata come in programma, però volevamo ricordare un attimino, fare due chiacchiere riguardo a Nino. Beh, si può dire, credo che l'avvocato Filastò fosse una persona di classe, fosse un grande avvocato e con un grande acume, e che credo, fatto anche un posto oggi con questa riflessione, secondo me, specie in questo momento in cui il mondo della mostrologia, o comunque di chi si occupa delle cose, è scosso un po' da liti e dissidi di ogni genere, questo evento possa unire un po' tutti, perché l'avvocato Filastò era stimato davvero da tutti, ed è una cosa rara in questo mondo, no? È mancato questa mattina alle 7, come dice la figlia, dopo una lunga malattia. Eccolo, vediamo in un filmato di qualche, in una, scusate, in un fotogramma di qualche anno fa. Che dire, io sono un po' emozionato perché era una persona che si faceva voler bene e sicuramente metteva d'accordo un po' tutti riguardo all'integrità della sua persona e alla buona volontà che ci ha messo nel difendere Mario Vanni. Ale, vuoi dire qualcosa sull'avvocato? Dario, io voglio dire che siamo tutti tristi e che non ci voleva. Non ci voleva perché la sua teoria la seguiamo in pochi. Io sono sempre rimasto affascinato dalla teoria di Nino, il famoso poliziotto mostro. Ricordiamo, è stato il primo a supporre una cosa così e ha sempre detto, intendiamoci, è un'ipotesi, quindi è sempre stato molto, molto obiettivo nelle sue analisi. È stato il primo di tutti a puntare l'attenzione su una pista del genere, molto coraggiosa, specie nella sua posizione. Attore di teatro. Scrittore, era un uomo molto poliedrico. Stamattina ho sentito la moglie, la vedova, per le condoglianze, mi sono sentito rifarle da parte di tutto il mondo della mostrologia, chiamiamola così, non mi piace molto questo termine, di chi si occupa del caso del mostro di Firenze e di tutti noi. Ecco, mi sentivo solo di dire questo. Anche se noi l'abbiamo un po' rivisitata la sua teoria, perché Certo, non certo. pensiamo a un poliziotto solo, ma magari più uno. Assolutamente, però è stato colui che ha dato l'input, ha iniziato a ragionare su alcuni elementi sui quali nessuno aveva ragionato prima o non ci avevano ragionato in quei termini. Ricordo ancora la famosa scena dove, quando in tribunale tentano di appioppare il coltello di Vanni, sì, di appioppare, di identificare il coltello da cucina di Vanni smussato, no, con l'arma che avrebbe praticato l'escissione del mostro di Firenze. E Filastò prese questo coltello spuntatissimo e iniziò a fare così sulla mano per dimostrare che non avrebbe potuto fare niente quel coltello, no? Hai detto bene, teoria coraggiosissima, soprattutto per l'epoca, prima anche del caso Uno Bianca, quindi. Sì, tra l'altro noi lo ricordiamo più che altro per il processo del mostro di Firenze, no? Come avvocato di Vanni nel processo ai compagni di merende, ma lui ha partecipato a tantissime inchieste di grande spessore, il Moby Prince, l'Italicus, poi aveva difeso anche i terroristi di prima linea, aveva partecipato a tantissimi processi di rilievo, pubblicando poi anche dei libri sia di fantascienza sia relativi ai casi giudiziari che aveva affrontato come avvocato. Quindi, tra
Facciamo ancora tante condoglianze alla moglie, alla figlia e diamo un ultimo saluto a Nino. Ciao Nino. Ciao Nino. Bene, adesso, seppur tristemente, the show must go on. Riprendiamo dove abbiamo smesso l'altra volta, scusate, riguardo il Gides 2000, 2005, dalla testimonianza, riprendo dall'ultima parte della testimonianza di Mascia Rossana. Ed ancora, ricordo che circa nel 93-94 Francesco frequentava un mago di cui non so il nome, ma che dall'accento mi sembrava pugliese. La loro frequentazione in quel periodo era continua. Addirittura Francesco lo ospitava a casa. Questo mago sembrava le dipendenze di Francesco. Non credo che questo mago fosse conosciuto a San Casciano, bensì credo che fosse un'esclusiva frequentazione di Francesco. Posso descriverlo come una persona che all'epoca aveva circa 40 anni, magro, alto circa 1,70 m, capelli scuri, vestito in maniera modesta. Non posso essere più preciso su questo mago perché all'epoca non frequentavo più Francesco, avendo in corso con lui un'avvertenza legale. Francesco comunque era molto interessato alla magia e devo dire che anche Gianni Ceccatelli era un'altra persona frequentata da Francesco che era interessato alla magia. Qua parliamo del mago Verdino, Ale, no? Se non sbaglio. Del mago Manolito. Ma sbagliano perché dicono pugliese, in teoria è siciliano, però. Allora non credo che possiamo parlare del mago. Ma sai, con l'accento si è Saranno confusi. confusi perché 1,70 m, il mago indovino era più basso di 1,70 m, quindi credo che pur sbagliandosi sulla provenienza si riferisse al mago Verdino. Infine, la testa dichiarava: ricordo che Francesco prestava dei soldi alla gente che si trovava in difficoltà finanziaria, speculando sui loro bisogni economici. Aveva un particolare atteggiamento di piacere nel rovinare la gente. Ebbi l'impressione, vivendo con lui, che in paese fosse noto che Francesco era disponibile a dare soldi in prestito. Anzi, più che un'impressione, di questo ne sono convinta, per aver assistito ad alcune telefonate giunte a casa mia durante il periodo di convivenza con le quali gli interlocutori, per me rimasti sconosciuti, gli chiedevano soldi in prestito. Ecco qua precisiamo comunque che con tutta la genuinità della testimone, che dirà sicuramente la verità, però c'era un'avvertenza nei confronti tra loro due, quindi sicuramente aveva il dente avvelenato, giusto per... Ecco, Dario, era proprio una causa per la casa, no? Perché lui è stato generoso, gli ha prestato i soldi per comprarsi casa e poi ha dovuto fare una denuncia per riprendere quello che aveva prestato. Esatto. Quindi è giusto per spiegare il contesto, eh. E da quello che poi potevo capire, Francesco gli dava. Da qui intuì che Francesco era in grado di esercitare un certo potere dal momento che a lui si rivolgevano persone che si trovavano in stato di bisogno. Circa il potere di Francesco, mi risulta che lo stesso fosse legato alla massoneria fiorentina, anche se non sono in grado di essere più precisa sul punto. Di questo però ne sono sicura, per avermelo confidato lo stesso Francesco durante la nostra convivenza, oltre che, come accennato, per averlo appreso dalla mia amica Tamara Martellini. Nel breve periodo in cui siamo stati insieme, lui cercò di apparire normale, ma non ci riuscì, e si ricalò nella sua dimensione di assuntore di alcol e di psicofarmaci. Ed ancora appare utile ricordare le dichiarazioni rese da Guerrieri Patrizia, ex moglie di Ciulli Pietro, che tra l'altro dichiarava, quindi... la moglie del fratello della Ciulli, di Mariella Ciulli. Non ho mai frequentato Francesco Calamandrei nella sua famiglia, tranne che nelle normali ricorrenze di parentela. Non c'è mai stato comunque un rapporto di amicizia e di frequentazione. Questo perché probabilmente nella famiglia d'origine di mio marito non era visto di buon occhio, cioè nella famiglia Ciulli. In pratica non si era presentato nel modo migliore, anche perché aveva il vizio di alzare il gomito con l'alcol. Le due famiglie non si frequentavano e quelle rese dall'altra compagna del farmacista, Alessandra Vivoli, sentita il 26 settembre 2003, la quale, circa la personalità del Calamandrei, tra l'altro dichiarava: i nostri rapporti sessuali erano inesistenti, lui non riusciva ad avere erezioni e faceva uso di punture,
che si faceva sul pene, ma nonostante questo non riusciva comunque ad avere erezioni. Ricordo che una volta, dopo l'ennesimo fallimento, mi disse che se volevo potevo fare l'amore con un'altra persona. Rimasi colpito da questo fatto perché dentro di me pensai che lui non avesse moralità. Recentemente poi ulteriori emergenze investigative consentivano di rafforzare le dichiarazioni della Ciulli. Infatti, il dottor Giorgio Gagliardi, esperto di esoterismo sentito mesi fa da questo ufficio nell'ambito delle indagini in corso, inviava a mezzo email un verbale di dichiarazioni a lui rese negli uffici della squadra mobile di Pistoia il giorno 2 febbraio 2005 da Caramelli Mario di Quarrata. Costui che gli aveva raccontato alcune confidenze ricevute dalla signora Mariella, moglie del farmacista Calamandrei di San Casciano, in relazione alla vicenda del mostro di Firenze. Una ricerca agli atti d'ufficio consentiva di appurare che il nominato Caramelli non era altro che il marito della Sani e che risultava a suo tempo non essere stato ascoltato. Contattato telefonicamente, il Gagliardi spiegava che si trovava a Pistoia per una consulenza su una setta e nell'ambito dell'incarico aveva avuto modo di ascoltare il Caramelli, il quale gli aveva riferito dichiarazioni che avrebbero potuto essere interessanti per le indagini di questo ufficio, per cui aveva ritenuto di redigere un verbale e di trasmetterlo. In data 17 febbraio 2005 si procedeva pertanto a sentire il Caramelli nell'ambito dei procedimenti penali 178691 e 897002 del PM di Perugia. Dario, scusami, prima che parti con Caramelli, qui vediamo un attimo tutta una fazione di persone Sì. Sì, contro Calamandrei. una serie di testimonianze contro, sì, dello stesso ambito più o meno di conoscenza, su per giù, È quindi. giusto precisare che Mascia Rossana è, tra virgolette, la migliore amica di Tamara Martellini. Tamara Martellini. Tamara Martellini è la stessa che ha visto Narducci in piazza San Casciano, quindi una testimonianza controversa che comunque mette Narducci vicino alla farmacia. Ciulli Pietro, quindi c'è Ciulli Mariella che fa il memoriale contro il marito, e il fratello Ciulli Pietro è lo stesso che ha visto Narducci in farmacia. Sì, c'è una serie di persone collegate tra loro in qualche modo che Che puntano contro Calamandrei sì, questo sì. e mettono Narducci però a San Casciano. Esattamente. Ecco, diciamo Francesco Calamandrei si è trovato sotto un fuoco incrociato. Eh beh sì, anche perché il documento di indagine verteva, scusate, questa sera su di lui. E quindi sono stati raccolti tutti elementi e testimonianze che andassero naturalmente contro di lui, questo è normale nel documento di indagine. Alcuni di loro probabilmente avevano il dente avvelenato, quindi non possiamo sapere quanto c'è di vero in quello che dicono. Sicuramente concordano in tante cose, però, ripeto, questo è un po' il clima che era intorno a questi testimoni. Allora. Adesso passi a Caramelli, quindi la famosa casa del Esattamente. 68, Del in 68, teoria. la grondaia particolare. L'ho localizzata, Dario, abbiamo le foto. Bravo, però è stata cambiata, non la grondaia, se non sbaglio. Allora, in un primo momento loro riconoscono per questa famosa casa dove c'era la fattucchiera che, con le polverine magiche. La riconoscono come l'Hotel di Borgo o del Country, che è ancora tuttora presente, ma ha cambiato gestione nel 2002 e ha cambiato la famosa grondaia. Ma la famosa fattucchiera e la casa dove passarono la notte è la casa dei Lenzi, che sarebbe a via della Beccheria. Effettivamente, da come dice la Ciulli, ritorna dalle foto, però, ma che ne sappiamo che dal 68 al 2005 la Ciulli non è ripassata lì davanti? È il solito grosso mistero della Ciulli. Quando e se è mai stata attendibile, no? E questo è il discorso. Lei fa questo memoriale in un momento in cui pare non essere attendibile, però sembra che queste confidenze le avesse già fatte all'amica in un periodo precedente in cui lei stava bene. Però
non ci si può sentire di dare un grado di attendibilità così semplicemente leggendo il documento a tutto ciò. Si possono fare dei collegamenti interessanti, questo sì. Allora, in data 17 febbraio 2005 si procedeva pertanto a sentire il Caramelli nell'ambito di procedimenti penali tra dei tali. In tale sede l'uomo affermava che nel mese di dicembre 2004 era stato contattato da una certa Reali, giornalista del Tirreno e abitante a Quarrata, che le aveva chiesto notizie sulla moglie di Francesco Calamandrei, Ciulli Mariella, probabilmente perché aveva saputo che la propria moglie Caramelli Morella, deceduta nel 97, aveva frequentato lui e la propria moglie. Nell'87 la propria moglie aveva effettivamente conosciuto la Ciulli e da quel momento si erano frequentati tanto che la Ciulli li andava a trovare al bar che possedevano in via Colli Alti a Signa. La Ciulli aveva confidato alla moglie e anche a lui i suoi sospetti sul marito in relazione alla vicenda del mostro di Firenze. Sostanzialmente l'uomo confermava il racconto della Sali fatto a suo tempo e di cui si è riferito. Quindi qua parliamo dell'87, un momento in cui la Ciulli apparentemente doveva essere sana. Se sono veritiere queste testimonianze, naturalmente. Lui aveva accompagnato dopo la prima metà dell'88 la Ciulli a Castellette di Signa, in quanto questa voleva rivedere il luogo di cui aveva parlato e intendeva mettere a fuoco meglio i suoi ricordi. La Ciulli gli aveva raccontato che, oltre alle due pistole, il marito possedeva anche una piccola macchina da scrivere con la quale avrebbe scritto alcuni messaggi di sfida alla polizia. La conoscenza fra la Ciulli ed il marito era avvenuta tramite una donna che abitava nella zona di Pistoia e che era sposata con l'ingegnere Borchi, dal quale poi si era separata allacciando una relazione col dottor Vigna. Durante questa relazione era nata l'amicizia con Mariella Ciulli, alla quale gli venne presentato il futuro marito, Francesco Calamandrei. Non era stato mai sentito in merito alle vicende del mostro di Firenze, ad eccezione dei primi giorni del mese di febbraio 2005, allorché, convocato dalla squadra mobile di Pistoia, fu ascoltato come persona informata dei fatti e gli era stato chiesto se sulle confidenze della Ciulli aveva scritto qualche appunto. Scusate, devo solo rileggere una cosa. Ok. Ho notato una cosa che non avevo notato in precedenza leggendo. La Ciulli, sempre a dire di questa, aveva raccontato i suoi sospetti anche al vescovo di Firenze e al procuratore Vigna, il quale, sempre a dire della Ciulli, la prendeva in giro, tanto che durante le visite a casa di Silvia veniva apostrofata: "Ecco la moglie del mostro". La Ciulli, in quel periodo di frequentazione 88-89, era molto lucida e molto simpatica, tanto che, non le si non, che con lei, scusate, scritto poco bene, che con lei si parlava bene. Sulla lucidità della donna non sembra che possano esserci dubbi, se dovesse essere vero che la stessa frequentava la famiglia e l'abitazione del dottor Vigna, perché è impensabile che il procuratore avesse fatto frequentare la propria casa da una persona con turbe psichiche. Durante la visita a Castelletti, la Ciulli le aveva indicato un casolare, che a suo dire era quello in cui si trovava nel 68 nell'occasione dell'episodio del bambino. Il teste si dichiarava disponibile a accompagnare personalmente il personale di... Scusate, di nuovo scritto. Il teste si dichiarava disponibile a accompagnare personale dipendente. In sede di sopralluogo, eseguito lo stesso giorno, 17 febbraio 2005, subito dopo l'espletamento dell'atto di assunzione di informazioni, il Caramelli indicava un gruppo di case vecchie e apparentemente disabitate che si trovano su un terreno su cui insiste anche l'Hotel Country di Borgo Villa Castelletti. Il Caramelli spiegava che le dichiarazioni della donna, che dalle dichiarazioni della donna era il posto in cui ella si trovava la notte del delitto del 68. Per la circostanza, l'uomo aggiungeva di ricordare che la Ciulli gli aveva riferito che la casa dove si trovava la notte del delitto aveva un particolare del tetto o delle grondaie che l'aveva colpita. Si precisa che si tratta di un gruppo di immobili ubicato sulla sinistra all'interno del cancello di entrata del citato hotel, composti da una struttura principale di color vinaccia, avente numerazione civica 11 e 15 e un fienile staccato, il tutto ormai in evidente disuso verosimilmente da diversi anni e completamente disabitato, che all'epoca, pertinenza di Villa Castelletti, erano abitate dalle famiglie Sarti e Piccini, almeno secondo prime informazioni acquisite sul posto da personale dipendente. Bene.
Detto complesso di immobili, si trova a una distanza di circa 200-300 metri dal posto in cui la notte del 21 agosto 68 furono uccisi Loci Barbara e lo Bianco Antonino, tanto che da tale posizione è ben visibile la villa Castelletti. Dario, Successivamente, mi fermo adesso qua. loro cominciano a cercare la famosa casa dove stavano la sera del delitto Esigna, ma Giuttari comincia a cercare vari posti, perché Caramelli dice che posto è questo che vediamo, quindi Sì. l'Hotel Caudi. Ma poi loro arriveranno che la famosa fattucchiera non sta qui, ma sta alla via precedente che è via della Beccheria, quindi sta lontano, non sta qui, sta a 200-300 metri. Sì, qua ci sono le foto anche sul documento, ma sono illeggibili, non si vedono. La foto è questa perché si vede Villa Castelletti sullo sfondo. E si vede benissimo dalla foto dall'ombra, ma poi dopo ci saranno altre case e vedremo anche quelle. Il famoso 22. Questo è il 15. La numerazione invece di via Castelletti è cambiata nel corso del tempo e loro ipotizzano che il 22 stava via della Beccheria. È Ho capito, sì. un po' caotico come. Sì, ho capito, ho capito. Successivamente il personale operante chiedeva al Caramelli di essere condotti nel luogo a suo tempo indicatogli dalla Ciulli dove, secondo quanto riferito alla donna dal marito, costui la notte del delitto del 68 aveva accompagnato in bicicletta il bambino. Percorrevano così tutta la strada in direzione della statale 66. Strada che collega Firenze a Prato, Quarrata e Pistoia, e che dal punto dove si trovava la macchina delle due vittime dista circa 2500 metri, nel punto di intersecazione con la statale 66. E il Caramelli indicava una palazzina di due piani ubicata al civico 154 e la trattoria Il Cacciatore, che si trova leggermente spostata sulla destra per chi proviene da Castelletti. Sul posto, il personale prendeva contatti con la signora Manetti Marcella, che è la sorella di Manetti Marcello, titolare unitamente ai propri familiari della trattoria Il Cacciatore, la quale riferiva di abitare e di gestire dette attività sin dal 27. La predetta, in relazione alla sera della vicenda in questione, raccontava che intorno alle ore 23:30-24 il bambino, Mele Natalino, era stato trovato fuori dal civico 154, dopo che era stato suonato il campanello di tale De Felice, abitante al piano terra di quello stabile. La donna precisava però che il bambino si trovava senza scarpe, solo con le calze, che non erano assolutamente sporche, e che era talmente piccolo che a suo giudizio non arrivava nemmeno al campanello. In questo contesto, e a richiesta del personale, la donna precisava che i campanelli si trovano ancora tutt'oggi nella stessa posizione di allora. Continuando nel suo racconto, la Manetti spiegava che immediatamente dopo il ritrovamento del bambino, il De Felice aveva chiamato l'inquilino del primo piano, fratello della Manetti. Ed entrambi si erano recati dai carabinieri e successivamente con questi ultimi sul posto ove si trovava l'autovettura delle vittime. Tra l'altro, qua un inciso, sembra che addirittura Manetti Marcello, quando è andato a fare sopralluogo con i carabinieri, fosse stato mandato avanti dai carabinieri a vedere dentro la macchina. E i carabinieri dissero: noi guardiamo intorno che non succeda niente, perché avevano ancora paura che l'assassino fosse nelle vicinanze. La donna ribadiva il concetto che il bambino non sarebbe potuto arrivare da solo alla palazzina abitata dal De Felice senza avere quantomeno dei segni ai piedi per la lunga camminata effettuata al buio e in una strada che all'epoca era poco più di un viottolo. Quindi il personale si recava presso gli uffici dell'anagrafe del comune di Signa per effettuare un accertamento teso ad individuare i residenti presso gli immobili indicati dal Caramelli. Ah, un'altra annotazione, la Manetti Marcella, questo racconto lo fa sul racconto del fratello, perché lei quella sera lì non c'era. Emerge da un'altra testimonianza. Sul posto veniva accertato Mario, quindi. scusami, è Sì. scritto carabinieri in plurale? Sì. Sì, Perché Manetti è andato solo con un carabiniere. credo
Credo che ci siano delle testimonianze contrastanti con questa cosa qua. Almeno la sorella in una testimonianza cita i carabinieri anche, però ripeto, non c'era lei e racconta che questo gliel'ha detto il fratello, il particolare dei piedi del bambino e tutto un po'. No, in E pratica anche. era Natalino, il carabiniere, non mi ricordo, Giacomino e De Felice e Manetti. Però poi il Devo carabiniere. controllare, però forse c'è stato un primissimo sopralluogo dove c'era solo il Manetti senza il De Felice coi carabinieri. Però, ripeto, questo Ma particolare lo devo. aspetta, questo è un errore che fanno in tanti, perché si dice che Natalino ha portato, cioè Manetti è andato con De Felice a vedere dove era l'incidente, il famoso incidente, no? Pensavano a un incidente di Loccilo Bianco, ma questo non è vero. Natalino è andato a casa di De Felice, poi loro sono andati dai carabinieri, sono tornati con un carabiniere solo e lui poi ha chiamato il maresciallo Ferrero. Che è arrivato dopo, sì. Ok, Quindi loro non sono andati da soli alla macchina. Cioè, dalle testimonianze dei Manetti e De Felice, loro non sono andati. Quindi, se non lo dicono loro, ma io dove. Cioè. sì, ho capito che, da come avevo capito io, questo sopralluogo a cui fa riferimento è dopo che il bambino è andato alle De Felice. Il Manetti va con i carabinieri che sono arrivati lì dal De Felice a fare questo sopralluogo. Questo avevo capito, però ho trovato delle, come, appunto, delle indicazioni contrastanti in merito e ricostruire tramite le testimonianze non ho ancora ben capito, devo dire la verità, confesso. Quindi il personale si recava presso gli uffici dell'anagrafe del comune di Signa per effettuare un accertamento teso ad individuare i residenti presso gli immobili indicati dal Caramelli. Sul posto veniva accertato quanto di seguito meglio specificato. Al civico 11 abitava la famiglia Piccini, facente capo a Piccini Silvio di Paolo e Corsi Daria, nato Signa il 25 maggio 1909, trasferito in data 4889 a Signa, via Fratelli Cervi numero 3, ed emigrato a Carmignano in data 22-2000. Ai civici 5 di via Castelletti di Signa abitava la famiglia Sartel, facendo capo a Sarti, facente capo a Sartidino di Guido e Sarti Maria, nato a Signa, il vedovo e deceduto nel 95. Nel contesto dell'accertamento anagrafico al personale veniva indicato il signor Ciardi Vittorio Ciardino, nato il 17 aprile 21 a Signa e di via residente in via degli Arrighi, numero 4, ex fattore dei Conti Croff, proprietario dal 54 all'82 di Villa Castelletti e di tutta la proprietà annessa. I Conti Croff erano proprietari di questa Villa Castelletti, che ai tempi era una sorta di casa di accoglienza per i ragazzi orfani. Costui, sentito informalmente, confermava che presso le due abitazioni ubicate ai civici 11 e 15 di Via Castelletti di Signa vi risiedevano le famiglie Piccini e Sarti, precisando che invece in una casa proprio alle spalle del luogo dove era avvenuto l'omicidio della Loci Barbara e del suo amante, vi abitava un terzo nucleo familiare, facente capo a Piccini Attilio. Il Ciardi riferiva altresì che i Conti Croff, commercianti di tappeti originari del nord Italia, in un primo tempo avevano adibito la villa a residenza di campagna, trasformandola successivamente in un istituto per orfani. La famiglia Croff si era estinta in seguito alla mancata proliferazione del conte Aldo e di sua moglie Angela. La proprietà quindi veniva acquisita dagli eredi, i quali, dopo averla frazionata, l'avevano venduta. Il giorno 22 febbraio 2005, in questi uffici venivano assunte formalmente più circostanziate informazioni da parte del nominato Ciardi. In questa sede il teste dichiarava che nel 50, provenendo dalla provincia di Pisa, si era trasferito a Castelletti, lavorando come fattore presso la tenuta di Villa Castelletti, che all'epoca apparteneva alla famiglia Cabrini. Nel 54, nella proprietà era poi subentrata la famiglia dei Conti Croff, per i quali aveva continuato a lavorare. La proprietà era composta da circa 220 ettari di terreno, sul quale erano dislocate anche alcune case coloniche, magazzini e stalle per gli animali. In una casa ubicata al civico 3 di via Castelletti abitava lui con la sua famiglia. Ai civici 4, 5 e 6 vi abitavano tre famiglie di operai che si chiamavano Noce Alfredo, coniugato con tale Giuseppina Galli Emilio, con tale Giuseppina Galli Emilio, coniugato con Assunta Bardazzi, e
e Gallerini Ruggero, coniugato con Zea Ranoci, tutti con le rispettive famiglie. Precisava che di costoro adesso non ci abitava più nessuno e che le tre case dopo l'85 avevano preso una numerazione unica. Aggiungeva che tutti avevano dei figli che forse abitavano nella zona e di essere certo che l'unico ancora vivo era il Gallerini Ruggero. Villa Castelletti aveva la numerazione civica 7-8 e precisamente al civico 7 vi era un istituto fondato dal CROF, dai quali prendeva anche il nome per bambini orfani. Negli anni 60 ricordava che i bambini oscillavano fra i 40 e i 50 bambini, più circa 7-8 persone addette ai servizi. Al civico numero 8 invece si trovava la residenza dei Conti CROF. Al civico 9 si trovava un'altra casa che attualmente era sommersa dal lago. E lì all'inizio ci abitava il giardiniere, ma negli anni 60 vi abitava Dino Giovannelli, coniugato con Giulia Giorgetti, attualmente entrambi deceduti, ed il figlio. La casa era stata sommersa nel 1970-72. Al civico 10 abitava la famiglia di Guido Sarti, che si componeva di 8 elementi. Al civico 11 vi abitava la famiglia di Luigi Piccini, che si componeva di 8 persone. Al 12 la famiglia di Vittorio Sarti, che si componeva di 3 persone. Al 13 la famiglia di Bruno Banchi, che si componeva di 4 persone. Al 14 vi abitava la famiglia Attilio Piccini e la casa si trovava dall'altra parte della strada, proprio davanti al luogo dove era avvenuto l'omicidio. Spiegava che i suoi ricordi, che dai suoi ricordi l'unica famiglia che era stata interrogata dopo il delitto del 68 era stata proprio quella dei Piccinini Attilio, dei Piccini Attilio, e che non era stata sentita alcun'altra persona. Del delitto del 21 agosto 68 aveva preso la notizia da un operaio, Piero Cafaggi, che gli aveva riferito che la mattina, mentre transitava in bicicletta dalla strada, aveva notato una macchina ferma lungo il vingone e la presenza vicino all'auto dei carabinieri. Aggiungeva però di ricordare che dopo un paio di giorni erano intervenuti anche i pompieri per effettuare ricerche nel fiume. Per quanto riguardava le due persone uccise, ricordava che non erano stati fatti commenti fra gli operai e che aveva appreso che si trattava di due persone che abitavano a Lastra Signa e che non erano conosciute in quanto non native del luogo. L'autovettura era rimasta sul posto piantonata dai carabinieri per un paio di giorni e poi era stata portata via. Ricordava con precisione che l'autovettura era rimasta sul posto forse anche per 3 giorni e che sicuramente era lì quando i vigili del fuoco avevano effettuato la bonifica del luogo. Questo è un elemento interessante comunque, Ale. Ma parli dei vigili del fuoco? Parlo di quanto la macchina è rimasta sul posto. Alcuni dicono è stata portata via subito, ma invece è rimasta lì per alcuni giorni. Dice da un paio a 3 giorni. Certo, questo è un particolare che la Ciulli poteva anche sapere, se aveva amici in zona. No, certo, Certo. perché adesso non so se l'abbiamo già letto, no? L'altra volta, forse dobbiamo ancora leggere, la Ciulli poi dirà che si è recata, l'abbiamo già detto, sì, che la Ciulli si è recata il giorno dopo, no? Col marito, che allora non era il marito, in cerca di un qualcosa relativo alla pesca che lui aveva detto di aver perso da qualche parte, no? E lui aveva invece riportata nello stesso luogo dove erano stati il giorno prima, la sera prima. Sai, io non voglio fare il difensore ma qui dicono quando si sono separati. Ciulli e Calamandrei si separa dalla Ciulli nell'85. Nell'88 la Ciulli va dai carabinieri e gli dice che il marito aveva i feticci in frigorifero, la calibro 22, che l'ha buttata a Punta Ala, e nell'89 fa il famoso memoriale. Quindi è comunque una donna che aveva turbe psichiche e in più era stata lasciata dal marito. Ma quello che dico io è che all'epoca pare che non avesse ancora delle turbe psichiche. È lì da capire. Poi magari le aveva, ma non erano diagnosticate. Ma comunque era stata lasciata. Sì, questo è vero. La strada ove era successo l'omicidio era stata fatta costruire dai Conti CROF nel 67 e la stessa costeggiava tutto il vingone, fino a ricongiungersi alla statale 67 chiamata Pistoiese.
precisava che nel 68 era tutta sterrata a ciottoli di fiume. In via della Beccheria, non ricordava il civico preciso, ma si dichiarava disponibile ad accompagnare personale dipendente, all'epoca abitava un colono che era alle sue dipendenze, tale Egidio Lenzi, il quale era coniugato con Ernesta Marretti, la quale era conosciuta nella zona in quanto si diceva che fosse capace di levare il malocchio. Aggiungeva che la casa dove abitavano i coniugi Lenzi si trovava provenendo dal cimitero di Signa in direzione di Villa Castelletti, prima di arrivare alla villa, subito dopo il calzaturificio sulla destra, e che la particolarità di quell'immobile era che anche nel 68 aveva il tetto a embrici e un'altra parte in tegole normali, tanto che la cosa certamente colpiva chi la vedeva. La casa, prima di arrivare a quella dove abitavano i Lenzi, distante circa 300 metri, invece, aveva un tetto molto particolare, in quanto era composto da più tetti piccoli, dando così una forma particolare al tutto. Quest'ultimo immobile era abitato dalla famiglia di Giovanni Buzzegoli, che era vedovo ed aveva tre figli maschi, Giuseppe, Giampiero e altro di cui non si ricordava il nome. La famiglia Lenzi, di Lenzi Egidio, si componeva, oltre che della moglie Ernesta, del figlio Luciano, dello zio Ermindo, di sua moglie Iselina Macarelli, delle loro tre figlie Fiorenza, Loredana e Graziella. Fiorenza era deceduta circa 10 anni or sono, all'età di circa 60 anni, mentre Loredana, di circa 65, abitava in centro a Signa ed era coniugata con tale Bambagioni. Infine Graziella, anch'essa residente a Signa, aveva circa 60 anni ed era coniugata. Non ricordava se costoro nel 68 fossero già sposate. Lenzi Egidio, invece, aveva un figlio di nome Luciano che all'epoca aveva circa 25-30 anni. Anche lui comunque era deceduto. La moglie di Lenzi Egidio, Marretti Ernesta, era molto conosciuta da tutti, sia come una grande bacchettona, in quanto frequentava assiduamente sia la parrocchia di San Miniato di Signa, sia la parrocchia di Signa, sia perché levava il malocchio sia agli animali che agli uomini. Aggiungeva che capitava che se si trattava di persone della zona, l'Ernesta andasse a casa loro. Altrimenti, se si trattava di persone che venivano da fuori, li riceveva a casa sua e che, per quanto era a sua conoscenza, la stessa, per le sue pratiche, non percepiva alcun compenso. Precisava che la donna era deceduta circa 15 anni or sono. Dopo l'assunzione di informazioni, Ricciardi mostrava a personale di questo ufficio le abitazioni della famiglia Lenzi e Buzzegoli di cui aveva parlato. Si è così accertato che, in via della Beccheria, si trovavano ubicati i due immobili in questione, nei quali abitavano all'epoca la famiglia Lenzi e Buzzegoli. A circa 200 metri dall'inizio della via è situata la villetta dei Buzzegoli, che è su due piani, con tetti costruiti su livelli diversi, recintata da mura con due cancelli di ferro e dà su un grande cortile. Da quel cortile si accede all'entrata della villetta, che dà su di una sorta di veranda chiusa, al di sopra della quale vi sono due piccole finestre. Nella porzione di immobile che si affaccia sulla via si trovano quattro finestre e nella porzione laterale si trovano due piccoli capanni adibito per deposito degli attrezzi. Su tutta la porzione laterale vi sono tre finestre a piano terra, una finestra grande al piano superiore e sullo stesso piano altre due finestre di piccole dimensioni. A circa 200 metri dalla villa dei Buzzegoli è situata l'immobile dei Lenzi che si presenta su tre piani, piano terra, con due... Vabbè, qua c'è la descrizione, direi che ci siamo fatti un'idea, salterei questo passaggio didascalico che poco ci dice. Si accertava che i due immobili posti sulla stessa via distano circa 300-400 metri dal luogo dove è avvenuto l'omicidio di Barbara Locci e Antonio Lobianco. Allora Dario, quindi questa è la casa di Buzzegoli all'epoca, in Ecco, perfetto, sì. cui la Mariella Ciulli descrive il famoso tetto composto da, cioè, un po' più alto, un po' più basso, diversi tetti per un'unica casa. Sì. Sulla stessa via di Beccheria troviamo la casa incriminata, diciamo, tra virgolette, che sarebbe quella di Lenzi. E quella di Lenzi dove abitava la famosa Ernesta, la fattucchiera Il dalle paese, sì. polverine magiche, dai tarocchi e tutto quanto. Ecco, la casa dei Lenzi è questa qui. Quindi è quella sulla sinistra in basso. E effettivamente
Il numero che è sulla colonna che tiene il cancello è il 22, ma è un numero vecchio. Quindi la casa qui sulla sinistra è quella dei Lenzi. Ma parliamo di Sì, via certo. della Beccheria. Ma Giuttari non si rileva una ricerca sul Gides se c'è stato un cambio di numerazione o un cambio di via, perché questa non è via Castelletti. È via della Beccheria, quindi. Sì, almeno lì non è riportato, certo. Non hanno fatto ricerche in tal senso. Allora, il 23 febbraio 2005 personale dipendente ritornava sul posto per localizzare il numero civico 22 di Castelletti, che risultava indicato sul tempo della Ciulli. Al comune veniva loro riferito che il numero era inesistente e nell'occasione veniva mostrata una richiesta del Calamandrei dello stesso contenuto con la risposta negativa. Evidentemente l'indagato sta svolgendo proprio accertamenti sul memoriale dell'ex moglie. Il personale quindi si riportava sul posto dell'abitazione Lenzi e constatava che scusate, ma è scritto proprio e constatava che in un manufatto adiacente, facente parte sempre della stessa casa, figurava il numero civico 22. Come pure si constatava che i tetti di tutto lo stabile, compreso quelli che proseguono sulla via Beccheria, sono posti su vari livelli, sui quali spiccano numerosi comignoli che attirano l'attenzione di chi guarda per la loro particolarità. Gli accertamenti svolti dal personale sui luoghi e presso gli uffici anagrafici competenti portava a ritenere che l'abitazione di cui aveva parlato la Ciulli fosse quella abitata all'epoca del delitto della famiglia Lenzi Marretti, sia per la vicinanza al posto del delitto, sia per la caratteristica dei tetti, sia per l'esistenza del numero civico 22, attualmente sul citofono esiste una targhetta col cognome Lenzi e Belmonte, sia soprattutto per il fatto che la Marretti Ernesta era notoriamente dedita a sedute per togliere il malocchio, e la Ciulli aveva fatto proprio riferimento a questo tipo di pratica riferendosi alla donna, amica di Piero Maggi, che abitava nella casa in cui era stata ospite. Gli accertamenti anagrafici in particolare consentivano di appurare che sia Lenzi Egidio che la moglie, Marretti Ernesta, erano deceduti nell'anno 81, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, e che avevano un figlio, Luciano Lenzi, nato a Signa il 3 gennaio 1932, emigrato nel comune di Sesto Fiorentino, deceduto in data 3 gennaio 1990. Risultava altresì che presso la stessa abitazione all'epoca abitava anche la famiglia di Lenzi Armindo, coniugato nel 1931 con Macarelli Dina, deceduta nel 2005, che avevano procreato 3 figlie. Vabbè, qua ripete. Dario, ma la Ciulli è rimasta impressionata dal tetto della casa precedente, cioè Sì, lei guardava si un po'. ricordava come caratteristica principale, no? Quando gli hanno chiesto: ma questa casa cosa aveva di particolare? Lei dice: mi ricordo che aveva questa grondaia particolare, questi tetti sfasati, E in diciamo. questo caso si ricorda dei comignoli. Quindi questi comignoli sono rimasti impressi a Mariella Ciulli, sono questi qui. Questi qua, A me esattamente. sembrano comignoli normali. Sì, i comignoli non hanno niente di particolare, effettivamente. Forse le grondaie potevano avere qualcosa, visto che sono state cambiate. Francamente, i comignoli anche a me sembrano normali, eh. Non hanno niente di particolare. Se questo deve essere la discriminante per identificarla. No, per carità, non ci sono altri casi in quella via. Quindi, comignolo o no, è facile ricordarla. Però, certo, lei guarda sempre in alto, o il tetto, il comignolo, ma non si ricorda la porta, insomma. Cioè. Però, no, per carità. No, è vero da notare anche questo. Ma noi sappiamo che le testimonianze della Ciulli sono sempre un po', e quelle intorno alla Ciulli, sempre un po' nel mondo onirico, quindi. Allora. Però comunque Riproviamo. è riscontrata che la signora Ernesta sul posto, ecco, faceva tarocchi, carte, polverine e così via.
C'è una testimonianza di un nipote di questa Marretti, dice, datata 25-2-2005, che dichiarava di essere vissuto a Castelletti dalla nascita fino al 67. Non era quindi residente all'epoca del delitto. Lo stesso, la domanda se fosse a conoscenza che la propria zia Marretti Ernesta avesse capacità per togliere il malocchio, rispondeva affermativamente dicendo, come spesso in campagna accade, ci sono soprattutto donne che si tramandano l'arte di curare il malocchio, e mia zia era una di queste. E poi ancora, la zia Ernesta non lo faceva di professione, non percepiva alcuna ricompensa, per quanto ne sia a conoscenza, e comunque era una pratica stretta alle conoscenze del posto. Non escludo che tramite amicizie da mia zia si siano rivolte persone anche a lei sconosciute. Ricordo che la zia Ernesta usava un'ampolla d'olio che versava in un piatto di acqua e a seconda di come si scomponeva l'olio significava avere il malocchio o meno. Quando la persona risultava colpita dal malocchio, mia zia gli faceva dei segni di croce sulla fronte e recitava delle parole che non si capivano. Sul nome di Magi, poi, il test dichiarava: per quello che ne so, è un cognome che conosco, ma credo abbiano avuto una fabbrica, credo di scarpe a Signa. Non sono a conoscenza se queste avevano un'abitazione a Castelletti. Nella stessa data veniva sentita anche Gensini Carla, coniugata con Lenzi Luciano e quindi nuora di Lenzi Egidio, ma nulla sapeva dire sui suoceri, se non che non si trovava bene con loro, tanto che li aveva frequentati pochissimo. Comunque, finora possiamo dire che di polverine non se ne parla, no? Si parla di oli, si parla di segni di croce, di non percepire compensi da parte di questa signora. Questo è anche vero. E arriviamo alle conclusioni. In conclusione, alla luce delle risultanze investigative acquisite, è possibile affermare con certezza, e per taluni aspetti con alto margine di certezza, quanto appreso. Francesco Calamandrei, tossicodipendente secondo le sue stesse annotazioni, ha una personalità che presenta gravi turbe psichiche e sessualmente fortemente deviata, nonché amante della pornografia più spinta, come si evince dalle videocassette sequestrate e da alcuni disegni contenuti nei quaderni, dove viene disegnato più volte il viso di una donna con un pene di grosse dimensioni in bocca. Il soggetto in realtà dovrebbe essere periziato da esperti. Ricordiamo, queste sono, diciamo, gli elementi che sono stati raccolti in vista poi dell'accusa che verrà fatta a Calamandrei e che lo porterà al processo. Francesco Calamandrei ha frequentato sicuramente negli anni dei duplici omicidi in danno delle coppiette fiorentine il gastroenterologo fiorentino Francesco Narducci, così come è emerso da puntuali dichiarazioni testimoniali rese peraltro da persone che non si conoscevano tra di loro. Marzia Pellecchi, Gabriella Ghiribelli, Lorenzo Nesi, Fernando Pucci. Entrambi, inoltre, frequentavano quantomeno Vanni Mario e Lotte Giancarlo, dichiarazioni di Pellecchi a Ghiribelli e Pucci. La frequentazione, oltre che al bar e al ristorante, è stata segnata anche in occasione di festini sessuali, così come spiegato in particolare dalla Pellecchia, che ha descritto anche le problematiche sessuali del personaggio. Francesco Narducci, addirittura, ancora prima che morisse, era stato sospettato di essere coinvolto nei duplici omicidi del mostro di Firenze, tanto che in Perugia la voce pubblica lo indicava quale mostro. A tal riguardo, tra le altre, si citano le seguenti testimonianze, nonché i seguenti fatti molto significativi. È risultato che, alla notizia dell'ultimo delitto del mostro, personale della squadra mobile di Perugia, nella persona in particolare dell'ispettore capo Luigi Napoleoni, autonomamente, aveva svolto indagini sul conto del Narducci Francesco, proprio in relazione alla vicenda del mostro di Firenze. Tanto che si recarono in questo capoluogo per individuare l'appartamento in uso al Narducci ed ivi rinvenire le parti anatomiche asportate alle povere vittime, senza documentare l'attività di PG e a chi di competenza. Anche qua è curioso l'episodio di Napoleoni, che senza documentare l'attività di PG e a chi di competenza, dopo tanti anni, parla di queste indagini su Francesco Narducci, che poi si scopre in realtà essere nate, almeno dagli appunti che sono stati consegnati a Napoleoni nei confronti di Paolo Poli, no? Quindi non si capisce poi la connessione che c'è stata tra Paolo Poli e l'episodio di Narducci. Dario, ma noi ci possiamo fidare di Napoleoni? È quello che infatti stavo suggerendo, cioè è curioso questo fatto che Napoleoni
per confermare, no? A conferma del fatto che si indagasse su Narducci all'epoca, già in qualche modo, sia protagonista di questa, come dire, dichiarazione, se non altro particolare, ovvero dice che non si ricorda bene da cosa scaturirono le indagini, poi si viene a scoprire che l'indagine era in realtà nei confronti di Paolo Poli, che era questa persona che avrebbe fatto questa violenza sessuale nei confronti di una ragazza, il cui fidanzato per vie traverse è entrato in contatto con Napoleoni per indagare a riguardo, e non si capisce poi questa connessione della casa di Via dei Serragli che è stata perquisita ed era di proprietà di Paolo Poli con una casa supposta di Narducci in quella zona. Cioè, Dario, molto enigmatica sta vicenda riguardo Napoleoni, eh. Allora, Napoleoni era presente sul Pontile, Sì, quindi ma era lì uno, certo. secondo la legge, visto che c'è stato scambio corpo, e che in teoria conosceva in faccia Narducci, era uno presente a quella macchina massonica che si è messa in moto Perugina per proteggere gli interessi di Narducci. Certo, Quindi certo. le indagini precedenti, non vorrei che lui, con la scusa di indagare su Narducci, lo proteggesse. Sì, questa è una possibilità, specie pensando alla fuga, è naturale. Però viene anche da pensare, ma questo viene fuori dopo tutti questi anni che indagava sul Narducci e poi in realtà quella casa dove lui è andato a sarebbe andato a cercare feticci del Narducci non era di Paolo Poli. No, era De Paolo Poli. Sul quale lui stava indagando perché? Perché questa ragazza che lavorava, che conosceva la guardarobiera di una certa discoteca, Del gli ha Giachino. presentato esatto. Quindi Ma questa forse connessione. la casa di Narducci era un'altra, forse era quella di San Pancrazio, ma io non vorrei che Napoleoni, siccome lavorava a Perugia, non vorrei che fosse stato messo dalla massoneria perugina, dalla stessa famiglia Narducci, alle costole, diciamo, a indagare verso il figlio per vedere un po' che aveva fatto e anche per coprire probabilmente. Visto che è stato presente uno scambio corpo, io non penso bene, ok? Quindi. Ma a me sembra di ricordare di aver letto in qualche atto che Napoleoni, quando arrivò sul pontile, si rivolse a Gunarducci dicendogli che era a disposizione da quel momento per sempre, giusto? Ma forse anche da prima. Da un annetto prima, 2 anni prima. Comunque, se era a disposizione da ora per sempre e la famiglia Narducci ha attuato uno scambio corpo, se fosse stato a disposizione, sarebbe stato a disposizione per ulteriori coperture. Infatti lui è molto lacunoso quando viene sentito a riguardo, no? Di quelle indagini. È quasi reticente. Non so, non ricordo, non so, non ricordo. Niente. Vabbè, poi lo faremo a parte Napoleoni perché non si Sì, può qualcosa abbiamo già parlare. affrontato, ma faremo proprio una puntata più esplicativa. Mi assento solo un minuto, se vuoi. Intanto Ok, io iniziare a guardo leggere. un attimo le domande se ci Un minuto. sono. Quindi al momento siamo arrivati alle dichiarazioni della Ciulli, abbiamo visto un po' di confusione nel trovare, nel cercare la famosa casa dove la sera dell'omicidio Loccilo Bianco, la Ciulli fu portata da Calamandrei, secondo quello che dice Ciulli.
Ciulli, che abbiamo visto, è stata lasciata da Francesco Calamandrei nell'85. Io non voglio insinuarlo, ma può essere anche che lei non c'è stata e quindi si è un po' arrabbiata e ha tirato fuori queste dichiarazioni. Hanno cercato la casa dei famosi della fattucchiera, l'abbiamo vista, l'abbiamo trovata. Certo è che lei, invece di ricordarsi il cancello, il citofono, qualsiasi cosa, si ricorda la grondaia, il tetto, il comignolo, e vabbè, e va bene così. Domande non ne vedo. Ecco, abbiamo parlato di Napoleoni. Napoleoni, ragazzi, che ci fa uno? Ecco, uno di Perugia a Firenze. Qui c'è scritto. No, Dario, uno di Perugia a Firenze a indagare su Narducci, quando Narducci ormai non c'è più. Sì, è curiosa tutta la vicenda. Lui viene mandato sul pontile da qualcuno e lì sul pontile c'era tutta una serie di personaggi tutti connessi tra loro e che non avrebbero dovuto esserci, rappresentanti dei poteri forti perugini. Quindi E dal questore, tipo dei vigili del fuoco, altrimenti. su Narducci Dario non finisce, andiamo avanti, no? Cioè abbiamo qualcosa che in futuro. Sì, andiamo avanti, sono Ducci, continueremo a studiare l'autopsia e non solo. Speriamo, se abbiamo novità, naturalmente le presentiamo in diretta. Quindi, Egides, quanto ci manca, Dario? Ormai ci mancheranno Ben poco, ancora. ci manca una decina di pagine. C'è la Solo? conclusione, sì, c'è la conclusione. Se non ricordo male adesso. Sulla conclusione, però, Giutta riscrive nella conclusione che Sì. sicuramente Calamandrei conosceva Narducci. Sicuramente. Sì, lui dice così. Perché lui ha avuto la convinzione, in base alle testimonianze che ha raccolto, che Narducci conoscesse Calamandrei, ma bisogna vedere se queste testimonianze sono genuine o se lo sono tutte. Per ora l'unica cosa che lega Calamandrei a Narducci fisicamente potrebbe riportare, so, quei bigliettini trovati nell'ispezione a casa sua, no? Quei bigliettini di Perugia. Ma è ben poca cosa. È naturale che Calamandrei, anzi mi sembra che qualche mostra lui l'ha fatta poi a Perugia, quindi forse conosceva un po' l'ambiente. Sì, Vede se. sono stati frangenti in cui avrebbero potuto conoscersi anche solo di striscio, lasciarsi il recapito, un biglietto, non so. Allora, vedi, Come è lui. possibile anche che attraverso la farmaceutica o altri tipi di contatti si conoscessero? Questo però non è così sicuro come sembra emergere dalle conclusioni, è quello che mi preme dire. No, ma guarda le È fazioni di chi vivo, ti. sì, tutto, ma. Guarda le fazioni di chi ti vede Narducci a San Casciano con Calamandrei. Hai la Ciulli che viene lasciata nell'85, che non nomina troppo Narducci, ma è fratello Pietro, mette Narducci in farmacia, quindi è fratello della moglie lasciata. Stessa cosa Mascia Rozzana, la migliore amica viene lasciata, c'ha un debito da 200 milioni, per cui viene anche denunciata da Calamandrei, e la migliore amica vede Narducci a San Casciano. È quasi un. Ste donne Però e abbiamo anche il poliziotto Giovannoni, il Pannoni, che carabiniere. tra l'altro vide anche Pacciani, dice, su una 127. Poi abbiamo l'Alves. No, l'Alves era per gli uomini, non. Sì, che però parlava della conoscenza con Narducci e quindi Dello con scambio un ambiente. macchine tra Iommi Narducci all'ospedale. Ecco, queste donne vengono lasciate dai mariti o dagli amanti e poi mettono Narducci in mezzo. Sembra, è incredibile.
Sì, la storia del Narducci, ripeto, a San Casciano, secondo me non è così convincente come volevano dipingerla, ti dico la verità, proprio per il tipo di testimoni che si presentano a parlarne. Vero è che non possiamo neanche prendere, diciamo, come inattendibili per partito preso queste testimonianze solo perché arrivano magari da donne deluse o via No, per carità, dicendo. io ne Cioè, ho. Guarda. cercare delle conferme, ecco, in un senso o nell'altro. Della presenza di Narducci a San Casciano, altre conferme se non queste. No, Dario, a onor del vero, io feci il conto di chi ha visto, dei testimoni che hanno visto Narducci a San Casciano, so circa una ventina. Ma è pur vero che. Poraccio, questo non poteva passare a San Casciano, cioè, scusate, non è detto che se andava a San Casciano conosceva per forza Calamandrei o quindi era il mostro e andavano in coppia, cioè, non vuol dire nulla, però una ventina di testimonianze ce ne stanno, come ce ne stanno ulteriori 20 di persone che non l'hanno mai visto. Eglatante è il vigile del paese. Che tutti i giorni sta in piazza e non l'ha mai visto. Sì, abbiamo anche chi diceva che si scambiava la macchina col Calamandrei. Ma quello è un testimone senza nome citato da Davide Vecchi. Davide Vecchi, sì. Era l'agricoltore, sì, citato da Davide Vecchi, sì. Davide Vecchi non riesce neanche a dire precisamente in quale posto era, che poi siamo arrivati a San Martino, ma non riesce a dirti neanche il posto. Comunque sì, almeno parte della vicenda, gli elementi più interessanti le riaffronteremo nuovamente riguardo Narducci. Abbiamo già fatto una serie di video, faremo dei video un po' più specifici diciamo, sulle varie parti da affrontare, inviteremo ospiti a riguardo, insomma. Ci sarà da dire. Dario, chiedono se sei più convinto di un intreccio di persone più che l'operato di un singolo. Ciao Abreu, personalmente sono più convinto di un intreccio di persone. Che poi queste persone potessero essere intorno a una persona predominante, quindi preponderante nel gruppo, che potremmo definire il mostro di Firenze, può anche essere. Però io penso a un gruppo di persone. Dario, qui vanno sul pesante. Allora. Ciao. Finalmente in diretta su Calamandrei. Ciao Claudio, ci sono le intercettazioni dei figli che dicono che Narducci veniva a casa fino all'85. Allora, Tu cosa dici? l'intercettazione è la figlia Francesca che parla con Marco, ma non dice queste parole qui. Ah, infatti no. L'intercettazione, lei dice. Ma questo qui era San Casciano fino all'85. È pur vero che vi dovete, dobbiamo tutti quanti fare due conti, che Francesca Calamandrei, per fortuna, per lei, non è anziana. Cioè, quindi le sue parole in tal senso non possono essere attendibili perché lei nell'85 era piccola. Era piccola, non so, 13-14 anni. Quindi lei, queste cose, questa cosa che ha detto, o l'ha sentita dire da qualcuno dal paese, o probabilmente ha detto qualcosa che non si riferiva a altro. Insomma, non, come fa a saperlo? Lei era piccola, lei forse è del 70-71, non lo so, però. No, lei non può dire se Adolescente. Vabbè, potenzialmente potrebbe anche averlo visto se frequentava il padre, per carità. Però effettivamente è l'unica cosa che abbiamo che potrebbe indicarci qualche cosa, qualche frequentazione, ma niente di pesante. Non è che è stato detto: ah, Francesca
frequentava papà o qualcosa di pesante a riguardo. Sì, c'è questo piccolo riferimento, ma. Dario, noi non vediamo mai l'aspetto psicologico o dello stato dei sentimenti quando una persona come Francesca stanno sotto inchiesta, il padre, tutti quanti, e quindi tutti, come hai letto prima, vedi, Francesco Calamandrei indagava per conto suo, no? Perché prima hai detto. C'era una Sì, sul richiesta memoriale, certo, sul memoriale della moglie. Sì, 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 di sì, sì. Calamandrei, c'era una richiesta per vedere di chi era quella casa lì dove avrebbero dormito nel 68. Ma secondo voi, se lui nel 68 avesse dormito lì a casa di De Lenzi, ma lo sapeva o no? Perché doveva fare una indagine su una cosa che lui già sapeva? Certo. Questo è vero, eh? Come ragionamento. Che cerco a fare? Io lo so che lì ci ho dormito, che cerco a fare? E invece lui cercava, ha letto le parole della moglie, le accuse, è andato a fare indagini. Ecco, la stessa cosa, io mi posso mettere nei panni di Francesca Calamandrei che parla col fratello del papà che è indagato e dico, ma probabilmente ci avevano paura, no, anche per questa figura che stava nascendo di Francesco Narducci. Quindi si potevano fare mille paure, sto Narducci chi è? Era il killer davvero? Volendo essere sinceri, poteva essere anche una cosa che avevano sentito da chi faceva le indagini, o voglio dire, che lui era lì fino all'85, che Narducci era lì fino all'85, no? Quindi non è un grosso elemento. Allora, Napoleoni lasciò famosi appunti scritti di quella indagine. Se fosse stata una finta, sarebbe stato inutile verbalizzare particolari tanto interessanti. Non so verbalizzati, infatti. Infatti, negli appunti non si parla di. Sono appunti apposta perché non sono verbalizzati. Li ha verbalizzati poi Mignini in seguito, ma non Napoleone. Stati trovati, sì, non so bene più dove. Resta da vedere chi ce l'ha messo Napoleone a fare tutte queste cose qui senza un mandato. Lui era un appuntato. Che grado era Napoleone? Era Ispettore. ispettore, Jean-Paul. Napoleone probabilmente è colui che avrebbe potuto aprire il vaso di Pandora, ma scoperto il vaso lo ha tenuto chiuso. Ma sembra che lui all'epoca davvero fosse dietro Narducci, e pensiamo che sia così, dai, allora sì. Nel senso, avrebbe scoperto qualcosa di questa situazione, e poi il silenzio un motivo ce l'avrà, questo poco ma sicuro. Però io ricordo, lui era sulle tracce di Paolo Poli, poi. Secondo me Dario lui si riferisce ai famosi fetici che Napoleone avrebbe scoperto su un mandato del padre e che poi ha fatto sparire. Allora, un'altra sulla Ciulli. Annalisa, la Ciulli, avendo visto troppo, non può aver perso la testa dalla paura per essere circondata da certi personaggi, la paura di essere ricattata o uccisa. Questa è una possibilità, sì, ma basata sui racconti di questa vicenda che noi abbiamo da tutta una serie di testimoni che, come abbiamo visto, sicuramente un po' il dente avvelenato con Calamandrei ce l'avevano. Certo. Se leggiamo la vicenda in questa maniera, ci può anche stare che la Giulia a un certo punto abbia avuto dei problemi per questo motivo, però. Dario, ma perché la Ciulli non l'ha detto all'epoca, nell'85? Perché ha aspettato l'88, l'89? Sì, avrebbe aspettato 20 anni dal primo episodio strano del 68, più tutti gli altri che si sarebbero verificati negli anni a venire. C'è di vero che lei queste cose in qualche modo le diceva prima, perché c'è anche Vigna che la prendeva in giro,
Nel senso, queste cose lei diceva, ma perché? Ma era, cominciava ad avere dei problemi? Boh. Non lo so. I commenti stasera sono tutti per Nino, Dario, quindi. E lo capisco, e lo capisco. Sì, stasera ci ha lasciato la storia proprio. Dovevamo andarlo a trovare e non ce l'abbiamo fatta. Ci eravamo sentiti poco tempo fa, era stato gentilissimo, super disponibile, e purtroppo ci ha lasciato. Dario, chiedono del Rosso del Mugello se era un poliziotto. Ma io non so neanche se esiste il Rosso del Mugello. Cioè, oggi ho risposto a un posto di a un commento di Manieri riguardo al Rosso del Mugello. Quello dice, non avete capito che il Rosso del Mugello non c'è, è un'invenzione. Sì, io sono perfettamente d'accordo sul fatto che per come è raccontata adesso, a mio parere, è un modo per tenere su una pista, no? Che genera comunque libri e tutto un po'. La testimonianza del Bardazzi però c'è, e c'è anche la testimonianza di Cigolini che non è stata poi ascoltata al processo. Ora, che Bardazzi sia attendibile o meno, io questo non lo so, non ho motivo per dire che non lo sia, però sia lui che altre testimonianze, come anche Avicchio sul bordo del fiume e via dicendo, parlano di una persona con quelle caratteristiche, ovvero con pochi capelli o comunque molto corti, rossiccio, di grossa corporatura, insomma, di questa persona se ne parla, che poi sia legata al mostro, non sia legata al mostro, questo è tutto un altro paio di maniche, però non si può dire che non esista una persona del genere che viene avvistata più volte. Questo sì. Chi è il testimone più credibile che afferma che Narducci era Sancasciano? Il più credibile in base al proprio ruolo, il poliziotto, no? Giovannoni. O sbaglio? Carabiniere, Carabiniere. però la principessa d'Olanda, Beatrice, non è la prima volta che la sento nel caso Mostro di Firenze. Sì, è vero. È vero. Io non ricordo adesso dove, ma mi dice qualcosa che c'è un altro frangente in cui viene citata la principessa, la regina Sì, Dolan. adesso mi viene in mente un altro testimone che ha visto Narducci lì in farmacia, che era il ragazzo di bottega Ah, della farmacia. Lui sì. però era stato licenziato, diciamo che Francesco Calamandrei gli ha detto non c'era più posto per lui, mi sembra diede il lavoro a una parente comunque. E quindi è uno che ci è rimasto male, insomma, anche lui. Sai, quello è un altro testimone. Poi si parlava anche di un commesso farmaceutico, forse uguale a Narducci, simile. Il famoso sosia di Narducci che era il commesso della Chicco, Della Chicco, bravo, non della sì, il della Chicco. rivenditore, Sì, un rappresentante. il rappresentante era molto simile a Francesco Narducci. Sarebbe molto bello ritrovarlo, insomma, molto carino. Dario, perché entra Narducci nella lista SAM? Per quali precedenti? Non lo so, guardate, le liste SAM, l'abbiamo detto più volte, all'epoca erano stilate in base a qualunque tipo di telefonata, delazione nei confronti del vicino, lettera, cioè si prendeva un tot di nomi, si raggruppavano questi nomi che venivano comunicati in ogni maniera dal comune cittadino e si cercava di cavarne qualcosa, quindi su alcuni avevano degli indizi magari già precedenti, su altri erano proprio nomi presi così. Quindi
Non saprei dare una risposta obiettiva a questo, eh. Potrei dire che ci è capitato come tanti. Voi dite da Perugia, ma da Perugia non c'era solo lui. C'era altra gente da Perugia anche, e da altre parti d'Italia. Anche Petri poi dice, se indagava sul Narducci. E anche lì di Petri, cosa abbiamo di Petri che indagava sul Narducci? Abbiamo una testimonianza di un pescatore, Ticchioni se non sbaglio, a cui che comprava, cioè che vendeva, scusate, il pesce a Petri, e che quando gli è stato chiesto di Petri la prima volta di parlarne non ricordava neanche il nome, che sarebbe stato così in confidenza da ricevere appunto queste informazioni da parte di un poliziotto come Petri che si occupava di stare dietro Narducci perché è sospettato del mostro di Firenze. A me non sembra, questa non mi sembra molto plausibile, devo dire la verità. Tant'è vero che la moglie, che era la moglie, non un semplice conoscente come Ticchioni, la moglie di Petri asserì proprio chiaramente che del proprio lavoro non parlava neanche con lei. Quindi mi risulta difficile credere che avesse informato il pescatore da cui prendeva il pesce che Narducci era sfuggito a un posto di blocco e che Narducci era sospettato di essere un mostro di Firenze. Dario Carmen parla Ciao. delle mancate firme di Narducci. Non so se lei si riferisce al famoso registro presenze all'ospedale a Monteluce, che poi. Credo di sì, noi abbiamo la testimonianza di chi si occupava degli archivi e questi registri sono spariti, pare. E qui dovremmo entrare in tema vigna, però. Allora, perché? Perché Vigna non parlò mai di Narducci, ma appena è sparito, appena è scomparso Narducci, Vigna manda due poliziotti in borghese all'ospedale Monteluce, al policlinico. I due in borghese rovistano, diciamo, fanno una sit, un controllo nell'ufficio di Narducci, e poi dopo un paio di giorni si presentano altri due uomini di Vigna in divisa stavolta. In queste due occasioni potrebbe essere stato toccato il registro presenze. Qualcuno potrebbe essere scivolato sullo schedario e essere caduto sul documento sbagliato. Perché io ricordo che qualcuno disse che controllarono i registri, effettivamente mancavano le presenze nei giorni e ne rimasero sbalorditi. Poi qualcuno è passato e i registri sono scomparsi, ma queste sono solo voci suggestive, no, Dario? Qua noi abbiamo la testimonianza di colui che si occupa degli archivi e quando è stato interrogato all'epoca dell'inchiesta su Narducci, disse che non si trovavano questi registri. Adesso dovrei andare a prenderla, giusto per. Ma anche non si trova nei registri, non è detto che. Poi sempre Carmen dice che se erano due killer non andavano in giro insieme. Questo infatti è una cosa particolare effettivamente, che se Narducci si recava a San Casciano per frequentare questi personaggi al fine di anche fare questi omicidi, cioè dentro una setta, mi sembra strano che stesse così alla luce del sole. Allora, Meno che non fosse lì in altra veste, mi spiego. Ecco. Serena dice se abbiamo cambiato idea. Su chi? Sulle frequentazioni di Narducci, cioè che Narducci fosse a San Casciano insieme a Calamandrei. Ma anche se ci stava, cioè, ecco. No, io penso personalmente che tutta questa serie di testimonianze, di indagini, che in realtà sono voci di indagini, perché più che qualche pizzino non si è mai trovato su queste indagini, le indagini su Narducci sono sparite.
Cioè, e se ci fossero state delle indagini che sono sparite, quando mi si dice Narducci era uno importante, era uno sì, ma tutta questa cosa che aveva avanti da 50 anni, se fosse stato davvero lui il fulcro della situazione, non giustificavano, anche se lui era così importante, tutta questa serie di manine, di depistaggi, di documenti spariti, di piste false. Qua c'è di mezzo qualcuno di più importante, secondo me, a livello di carica, non a livello magari di persona, di famiglia, a livello proprio di posto che occupava. Quindi non mi stupisce che ci fosse dietro un gruppo, no, anche con interessi magari esoterici di un certo tipo, che è dietro a questa situazione, anzi. Però se questo gruppo era composto da Calamandrei, da Narducci e via dicendo, gli elementi che sono stati trovati per provarlo, secondo me, sono deboli. Il che non vuol dire che non fossero loro, momento, però sono deboli. Il fatto che Narducci ci sia la sostituzione del cadavere al molo. L'abbiamo detto 1200 volte, ma perché fai una sostituzione di cadavere quando sai che l'autopsia non la fai fare? E perché non lo cremi per risolvere tutto il problema? Perché se lo cremi, chi lo sta seguendo continuerà a seguirlo, perché non sono stupidi, se c'è qualcuno davvero che lo sta seguendo. Questo è Quindi fondamentale. magari lui frequentava quell'ambiente, però magari era legato alla vicenda del mostro. Non come attore principale, ma come con un'altra veste, no? Che tutti dicono, beh, ma lo cremavi e finiva lì. Certo, e poi però se c'era qualcuno che lo inseguiva, avrebbe sempre seguito. Gli occorreva mettere qualcosa in una bara. Allora lì sì che ti serviva che quel cadavere nella bara non fosse analizzato. Allora sì. Che abbiamo qua? Ciao Simone, dare una domanda. L'autopsia dei ragazzi a Vicchio ha confermato meno che abbiano fatto merenda da Bardazzi? Perché nel video di Cocchi che intervista Bardazzi e Labazzi viene fuori che è vero. Io adesso, non avendo l'autopsia davanti, è un po' che non la leggo, io non me lo ricordo se viene confermato anche in autopsia. Andrò a rileggerla e vedrò di tirare fuori l'informazione. Io, Dario, io queste domande quando mi parlano di De Cocchi, di sto, io mi sale l'embolo qui e la vena mi comincia a. Ma sai perché noi siamo fondamentalmente brave persone, anche tu come me, quindi accettiamo il dialogo con tutti, costruttivo. Però non mi parlate di De Cocchi perché. Io non lo guardo, l'ho visto per sbaglio 10 giorni fa. Guardavo, ve lo posso dire, posso dire, Certo, allora lo vuoi. facciamo pubblicità, quindi la faccio. Tanto non c'è un video di De Gogi, mostro di Firenze, DNA e identikit. Lo trovate, quindi Cusano TV, Bardazzi e Gogi. Adesso qui ci state in 130, sentite sta cosa, poi dopo andate a vedere quel video, andate a vedere pure Cochi. In quel video Cochi dice che parla del DNA delle tre bestie e dice quel DNA non è mai stato comparato, non è, è stato comparato a tutti i sospettati. Questo che vuol dire? Che implicitamente lui ti sta dicendo che tutti i sospettati non so è mostro di Firenze perché non è il DNA delle buste, ma questa è falsa come affermazione, è fuorviante perché il DNA di Lotti, Manca una fracca di Vanni, DNA. Punto. Narducci non ce l'hanno, non ce l'hanno. Quindi Cochi dice così perché tira acqua a mulino suo, ecco, probabilmente potrebbe essere, o se è sbagliato, ma io,
In buona fede sono andato sotto al video e ho scritto: scusate, non è vero che è stato comparato con tutti i DNA dei sospettati. Il commento è stato eliminato 5 secondi dopo. Senza parolacce, senza nulla, Dario, non sono stato sgarbato e neanche strafottente. L'ho scritto così se lo ricordavano, no? E invece è stato eliminato come commento. Ma c'erano altri errori, no? Per esempio, nello stesso video c'è il giornalista De Cusano TV che parla con Baldazzi e poi con Cogli. Ma quindi sto sospettato, è sospettato loro, agiva da solo? Sì, agiva da solo. Ma chi glielo dice a Cogli o a Baldazzi o al giornalista De Cusano TV che è famoso sospettato di Cogli agiva da solo? Ma chi glielo dice? Cioè, c'erano loro, non credo. Scusa Dario, ho divagato, poi no, noi non parliamo mai male degli altri, non volevo parlare male dei cochi, però qualcuno mi ha cancellato quel commento. Va bene, no, vabbè, è un commento oggettivo, quindi mancherebbe. Poi le famose 3 buste che hanno il DNA, Dario, tu lo sai, no? Nell'85 il mostro non mette il DNA, ma perché lo deve mettere dopo? Si instupidisce, man mano che c'è la probabilità che utilizzino il DNA, lui diventa più stupido e ne lascia sempre di più. Chiaro. Tra l'altro, non credo sia forse la stessa busta quella a chi era? A Canessa? La stessa busta che Canessa poi ha dato a Ricci. Non so se è la stessa busta. Perché Canessa, io sono andato a leggere un post di una bravissima mostrologa, Canessa ha ricevuto sta busta. E che ha fatto? La cosa scandalosa è che l'ha data a Ricci, che poi ha fatto diversi DNA per quanto riguarda il mostro, ma l'ha regalata per fare un esame dell'amilasi. Quindi Ok. non per fare una ricerca sul DNA del mostro, ma l'ha donata non come reperto del mostro sotto indagine, ma l'ha donata a Ricci per fare una ricerca sull'amilasi. E questa è una cosa gravissima. Cioè, Canessa avrebbe in teoria preso un corpo di reato che doveva avere la scientifica e i reperti. No, l'ha preso e l'ha donato alla scienza per fare esperimenti di altra natura sopra. Che Questo è forte. poi aspetta, Dario, la cosa curiosa è che Ricci, poi, insieme collaborando con un istituto inglese, però è andato a comparare il DNA con vari reperti, direi mirati, ad esempio francobolli, cartoline del 74, mozziconi di sigarette dell'86, dell'85, del 93. Ecco gli anni, ma tu mi fai una ricerca che non c'entra niente col mostro. Però mi vai a comparare quel DNA con le cartoline, quindi il francobollo che potrebbe essere leccato, del 74. Sembra quasi un'indagine fatta. Se qualcuno che sospetti è che è proprietario di quei. Però ha agito nel 74. Poi sembra un'indagine fatta per vie traverse, non ufficiali, un'indagine ufficiosa. Però comunque. Se è così, Informarsi su questa vicenda, effettivamente, perché è interessante questa cosa dei mozziconi. sì, ma anche che in teoria si sarebbe appropriato di un corpo di reato, perché anche che Canessa, pubblico ministero, quando riceve Certo, un corpo di assolutamente. reato, lo consegna. Assolutamente. Ho divagato, scusa Dario. No, no, tanto ci sta. Allora, Mignini. Claudio Costa, Mignini ha detto che Petri indagava su Narducci già nell'85. Perché secondo voi Petri potrebbe essere dei servizi segreti? Non penso che il controllo alle BR fosse casuale. Ma Petri potrebbe essere dei servizi segreti, magari indagava anche su Narducci, ma non emerge da nessun riscontro, cioè lo sappiamo da Ticchioni, questa roba qua.
Quello che mi preme dire. Ma uno dei servizi segreti parla con il pesciarolo di San Feliciano? Ma neanche il poliziotto parla col pesciarolo, se, per di più se non parla neanche a sua moglie come sfogo del suo lavoro, figurati se lo fa col pesciarolo. Luca Vianello, io resto sempre dell'idea che quel Giove Bevilacqua e l'avvocato Bevacqua aveva capito che forse costui era, spero solo che al più presto e finalmente la famiglia delle vittime abbia giustizia. Cosa ti devo dire? Bevilacqua ha sicuramente il fisico, nel senso il physique du rôle, no? La carriera militare alle spalle, gli agganci con le sovrastrutture americane, sì, è il colpevole perfetto, ma cosa abbiamo? Abbiamo questa famosa confessione, ce l'abbiamo in mano. Ha portato da qualche parte tutto questo. Questa indagine che lo vedrebbe come responsabile. Se ci fosse qualcosa di vero, almeno un riscontro, avremmo dovuto averlo. Poi c'è la solita cosa del fatto che, almeno al momento, questo signore è afflitto da Alzheimer e probabilmente anche all'epoca quando avrebbe confessato di essere non solo il mostro di Firenze, ma anche Zodiac. Io lo ripeto sempre, io non escludo il coinvolgimento anche di appartenenti a sovrastrutture in questa vicenda, ma proprio per questo, quando mi servono su un piatto d'argento un colpevole che non può difendersi, mi viene da pensare, no? È come dire, sì, sono stati gli apparati la strategia della tensione, quello lì è il killer, fisicamente quello che ammazzava, e poi c'era tutto l'apparato. Però alla fine chi mette in galera? Chi è il responsabile? L'apparato della strategia della tensione? No, sembra un modo per sviare dai possibili personaggi che in quegli apparati hanno dato gli ordini e dai possibili esecutori. Mi spiego. Allo stato dei fatti non c'è niente. Io lo chiedo, non mi stanco mai di chiedere, tirate fuori qualcosa di compromettente per questo signore. In realtà non viene fuori nulla. Anzi, cioè il dire che lui avrebbe confessato questo con una certa sicurezza sono affermazioni forti, se poi non portano a nulla, quindi boh. Dario, ti passo l'ultima domanda, poi sono finite. Su Anna, Ciao Abreu, se si vuole realmente capire qualcosa bisogna essere onesti nel ricostruire la vicenda, lo stesso atteggiamento l'ho avuto nei confronti dell'autostoppista Anna. Allora, questa autostoppista Anna, anonima, che sarebbe stata rintracciata, credo la Cocchi se non ricordo male, non se ne è saputo nulla fin quando non è stata trovata da Cocchi, e va bene. Poteva essere una testimonianza sepolta. Dalla testimonianza che è stata data a volto coperto nell'intervista, ne viene fuori che questa ragazza si sarebbe rifiutata di, e questa è una cosa molto strana secondo me, di sapere il nome della persona in questione. Quando gli è stato chiesto, ma questa persona chi è? Anche Cocchi credo che gliel'abbia chiesto, no? Lei si è rifiutata di dirlo dicendo che lei non ha mai voluto sapere quel nome. Io già questo lo trovo non molto voleva particolare. neanche fare il riconoscimento Sì, esattamente. fotografico, non voleva vedere gli identikit. E poi invece ha fatto il confronto anche con questo personaggio che si è presentato sempre da questo racconto. Col suo avvocato, pare nella vicenda emerge che pare che fosse amico di Vigna questo avvocato, e che appunto si sia risolto poi in un non nulla perché lui ha dichiarato che alcune affermazioni le aveva fatte, ma è stato frainteso dalla ragazza,
e si è risolto nel nulla di fatto, però che lei non abbia mai voluto sapere il nome di questa persona mi sembra molto strano. Dario, domande o affermazioni, commenti sono finite. E Va bene, quindi allora io io. direi che stasera possiamo anche fermarci qua. Ci vediamo domenica, vedremo che puntata fare. Ma Se no, scusami, domenica è Dario, il io giorno ho un regolare. compleanno nuovo. Infatti, domenica è il 2, sì, il 2. Siamo in pieno 2022, speriamo che succeda qualcosa di buono per il mondo della mostrologia. Oggi rimaniamo un po' in lutto E vi salutiamo così, salutando ancora il nostro caro Nino e sperando che stia bene dove si trova adesso, insomma. Dario, mi dispiace molto perché sai, noi siamo fan della sua teoria e ce la faccio proprio. No, ma poi anche io anche personalmente suo, perché secondo me era una persona di una classe incredibile, di un acume incredibile. Indipendentemente che avesse azzeccato tutto, parte della teoria, ma era un personaggio molto intelligente, di classe, mai eccessivo. Credo che sia per questo che tutti più o meno li vogliano bene all'interno di questo mondo. Va bene, Dario, allora non ci sono più domande, ti auguro una buona notte, un buon anno nuovo, un buon anno nuovo a tutti quanti. Anche a te e a tutti voi, un buon anno nuovo, ci vediamo se tutto va bene domenica. Niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e un saluto al caro Nino. Ciao Dario, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti.